È uno di quei momenti in cui ci si sente come se la vita volesse a tutti i costi presentarci il conto. Sono sicuro che chiunque, a prescindere dallo stile di vita, riconosce e ricorda al volo, con maniacale precisione, il momento in cui ha provato quella spiacevole sensazione. L'urgenza, la necessità di doverlo pagare, ma non aver carte di credito da poter esibire. Vorrei chiarire la situazione, poiché nell'ambito dei luoghi comuni una simile introduzione è come dire un tal classico che potrebbe generare smarrimento e confusione, ma al contempo è così banalmente comune, cui nessuno, a meno che non sia totalmente fuori di testa, si può sottrarre e negare di averla mai provata. Sì, la sgradevole, pessima, sciocca, penosa condizione. Attenzione però, l'indugiarvi troppo potrebbe crearvi un impasse che vi costerebbe talmente caro che è senz'altro meglio tentare di riflettere, o meglio, rifletterne, specie se da tanto tempo che non lo fate, allo scopo di rallentare quelle scene, di abbassare il volume nel cranio, basso tentativo e neanche tanto recondito di intuire, allearsi e propiziare l'immediato cambio d'umore. Mi piacerebbe potesse diventare un'abitudine il fatto di riflettere su qualunque cosa, anche se poco ma spesso. In fondo, non avendo mai avuto un diario ed amando molti racconti, potrei registrare fatti e misfatti, tentare un po' di capire i motivi, analizzare la sommatoria delle casualità che hanno prodotto questa fase, generando le condizioni per spianarlo. Forse ho sottovalutato l'influsso astrale, il passaggio del millennio, perdendomi io stesso fra le rozze dispute dei media, le diatribe italiche circa la fine o l'inizio del terzo e il secondo, insomma, il concetto dei secoli, no? I famosi da 0 a 99 anni, semplice, anche se parecchi persino da grandi si confondono ancora, sbagliando puntualmente. Ne deriva che c'è una tale aria d'urgenza. Si vive così frastornati, costantemente deviati fra internet, televisioni, politica e spettacolo, fiction e proiezioni di exit pool sempre errati. Tra un Michele l'intenditore che al terzo bicchiere non distinguerebbe un single malt dal gasolio e una Jerez alla Mogliana, con l'unica eccezione dei Simpson, che per fortuna è per i bimbi. Beh, in effetti in certi momenti c'è da non capire più un cazzo. Diciamolo pure, non c'è più un cazzo da capire in un'era in cui il delirio è ormai alla porta. Ed è una porta aperta. Perché avrei dovuto fare eccezione? Per quale motivo non potevo far parte del sogno collettivo? Era comunque più semplice. In fondo era normale che a volte dovessi pur pagarlo. Il conto? Non è colpa mia se la gente è cambiata e sapientemente indottrinata. E ormai più matura, no? L'umanità che percepisce l'esigenza primaria, il fatto di investire in maniera più aggressiva. Bisogna cambiare strategie, il mondo sta cambiando, bisogna assolutamente comunque ottimizzare i flussi. E infatti sta cambiando, come pure i rapporti stanno cambiando, voglio dire, si sta ormai decisamente passando verso una nuova era, basata sulla grossa distribuzione, il taglio deciso dell'aspetto personale. Verso un'omogenea omologazione stratificata in grado da sola di differenziare le esigenze a seconda dei diversi strati sociali, di autoinnescare quelle dinamiche che creano le motivazioni del salto di classe e stupide quanto purtroppo reali cazzute teorie sociologiche che, come al solito in America, avevano già scritto 40 anni fa. E di nuovo qui, dentro di me, cazzo, non funziona. Un'altra volta il problema. Lo sento esplodere con echi fragorosi. Un'altra volta il... Conto! Non è forse vero che vi sono fra noi più persone che proprio non si oppongono per natura? Anzi, non avendo nulla da offrire, salutano le più generiche trasformazioni con apparente gioia, camminando cinicamente fra gli schemi, confondendo in un macabro mixage gli affetti con i nuovi assetti. Lo sanno già per certo che a bocce ferme rappresenterebbero il pallino. Qui si parla di caos, ossì, quello che c'è nella mia, nella tua, nella mente di tutti. Non parlo di quello che hanno i professionisti, non so, gli scoppiati, i pazzi conclamati, ma di quello che si ingenera casualmente, anche nella mente del più regolare, di quello che ti sorprende, che non ti aspetti, e che entra senza farsi annunciare, da solo, ignorante e cafone, anche quando le cose vanno relativamente bene. A volte in me si è autoinnescato, quando non avrebbe dovuto, quando la giornata era trascorsa, non dico alla grande, ma comunque benino. Di colpo il caos regna, il vero sovrano,
ed io l'ho riconosciuto in quanto tale. Non c'entra nulla la depressione, né la soddisfazione, se o quanto sei ricco in termini materiali o peggio, culturali. Se hai figli, una famiglia, se vivi una vita assolutamente perfetta, si fa per dire. Peggio sarà per gli irreprensibili. In questo caso, quando il giorno arriverà, farà un rumore di ferraglia tale che la loro mente, poco allenata, semplicemente esploderà. Sarà magari annunciato da un piccolo malessere, una specie di giramento di testa, uno stordimento. Certo, i regolari se ne accorgeranno prima. Diverso è il discorso per chi, tutti i giorni o quasi, si fa girare la testa con additivi di qualsiasi natura. Questi ultimi non hanno scampo quando arriva. Ecco quindi maturare il momento che non dura un momento. Lo sento che cresce come fosse una creatura aliena. L'attimo prima dell'orgasmo. Un bubbone. Uno starnuto incontrollabile nel mezzo di una imbarazzante funerea cerimonia. L'urlo selvaggio del lupo che rompe i siderali silenzi. Il lamento di un bimbo trascurato dai materni affetti. L'odioso intercalare del creditore che ti umilia a scansione continua. La voce rozza e maleducata di qualcuno che pretende e addirittura toccandomi interrompe bruscamente i miei deliri onirici scaturiti da un pantagruelico ed alcolico desco. Il fiato di un lurido, unto e maleodorante garçon che mi urla: il conto!